Selton, quando il manifesto tropicale è un invito a non conoscere frontiere. Ramiro e Selton stanno per celebrare i 10 anni di storia. Sentiamo che nulla è cambiato. L'energia e la sinergia che ci facevano compagnia quando eravamo artisti di strada non sono mai venute meno. Abbiamo girato a lungo, ma credo che la nostra identità sia emersa dopo il primo album italiano, Banana a Milanesa. Manifesto Tropicale è un titolo impegnativo. Le chiavi di lettura sono varie. Questo disco è forse il nostro più complesso, sintetizza le nostre lingue e culture. Siamo tutti brasiliani, ma ognuno di noi ha sangue diverso, egiziano, polacco, greco, portoghese. Tutto riunito in quel calderone musicale e culturale che è il Brasile. In che epoca viviamo? Siamo nella fase della post-globalizzazione. Più le cose sono originali più hanno valore e importanza. Siete dei giramondo, avete ipotizzato di lasciare l'Italia? Certo. Ma che è un problema? Che qui stiamo bene, abbiamo trovato il nostro equilibrio. E l'equilibrio tra le vostre stagioni musicali come lo trovate? Ogni tanto riarrangiamo qualche brano, tipo Anima Leggera. Luna in Riviera è un brano che accende i desideri. Il vostro? Raggiungere sempre più gente. Ciò aumenta la responsabilità. Quando siamo giunti in Italia eravamo ragazzini, sentivamo poco la responsabilità. Erano i tempi di Saudade. È stato un album autoreferenziale ma anche il primo tentativo di lanciare un messaggio universale. Poi è arrivato Loreto Paradiso. Un invito a ognuno di noi di costruirsi un suo paradiso personale. In Manifesto Tropicale parlate di migrazioni. La storia è sempre stata fatta di migrazioni, la nostra storia non fa differenza se non che noi siamo stati migranti per scelta in condizioni privilegiate. Purtroppo non per tutti è così. Dedicate una canzone a Devendra Banhart, sampleando Devendra. È un artista col quale ci identifichiamo. Lo abbiamo conosciuto, gli abbiamo fatto ascoltare la canzone e proposto un featuring ma in quel periodo non poteva. Cosa è la musica? Arte. Festeggerete il decennale dei Selton nel 2018. Ne abbiamo parlato qualche volta. Sarebbe bello pubblicare un vinile.